ringrazio per la partecipazione, in questi tempi non è assolutamente una cosa scontata, e andiamo a iniziare. Ringrazio per la partecipazione a questo incontro che abbiamo voluto organizzare con il Partito Democratico di Pescara, la segreteria del Partito Democratico di Pescara, insieme all'onorevole Gianluca Fusilli, so che ci ha dato una mano invitando l'ospite che abbiamo questa sera, l'onorevole Misiani, per la commissione, bilancio e programmazione, l'onorevole Vittoria Di Cecco, la nostra amica, il presidente D'Alfonso, chiaramente arriverà tra poco perché è qui in prefettura. Ci avrà tanto da raccontarci, in particolare sul grande evento che ha avuto una produzione anche discorso, sarete tutti con l'arrivo del governatore, presidente del Consiglio Matteo Renzi per la firma del Master Plan. Saluto Gennaro Zecca della Confindustria Pescara Chieti, ti ringrazio. Saluto Alessandro Sarra, professore di economia presso l'Università di Pescara, grazie. Graziano Di Costanzo, direttore della CNA Abruzzo, grazie, grazie. Arriverà anche il sindaco a farci un saluto e ringrazio in particolare l'amico Umberto Coccia che ci parlerà da l'onorevole Melinda che ci fa sempre piacere. Però io adesso voglio fare un ringraziamento particolare, che è la prima credo uscita pubblica, per un personaggio di questa città, per me un grande amico a cui sono legato anche d'affetto, ma è un amico di noi tutti, il nuovo direttore generale della ASL di Pescara, Armando Mancini. A quanti chiedo di fare un saluto perché ha un compito molto difficile da affrontare per tutti noi. E insomma, sicuramente avrà tutto il nostro sostegno e mi farebbe piacere se tu facessi un saluto. Vieni Armando, vieni Armando che te lo
Bene, grazie. E veniamo a noi. Qual è il tema, come avete letto nel manifesto, il tema di questo incontro, di questo convegno, che chiamiamo incontro, che deve essere qualche cosa anche per far interagire anche i presidenti. Quali saranno gli effetti, quello che vogliamo cercare di capire, e i benefici per i cittadini di questa legge di stabilità? I punti più importanti di questa riforma, dalla riduzione e eliminazione di tasse, come abbiamo sentito tutti, dell'IMU, della tassa, dell'IRA, a interventi di rilancio sull'edilizia, misure straordinarie per il rilancio e lo sviluppo di aziende nel sud del paese. Avviamento delle attività, come attività, le opportunità di sviluppo e occupazione per il nostro territorio. Sapete tutti che ci sono poi i siani, anche gli altri ci spiegheranno, ci diranno qual è l'esistenza di queste misure. La riduzione dell'imposta societaria, pare che sia dell'11%, oppure il SIRAP, per poter rilanciare le produzioni e quindi evidentemente la cosa più importante è l'occupazione. Gli sgravi fiscali sulle assunzioni, sapete tutti quanti giorni sanno, quest'anno anche se è stato di oltre 40%, continua a esserci questa misura e questa agevolazione. Ci sono notizie sui giornali che parlano, cominciano a parlare che rispetto all'anno scorso ci sono meno assunzioni, ma comunque è un qualche cosa di positivo rispetto al passato. L'anno io vado così, indicando temi più evidentemente importanti, la non tax area per i pensionati al di sotto di un certo reddito esonerati dall'IRPEF, gli interventi sull'istruzione, ricerca e cultura, le pensioni, la tutela delle fasce di soggetti prossimi alla pensione, tutela dei lavoratori precari, per lo più giovani, con contratti atipici prorogati, l'indennità di disoccupazione, l'infanzia, la sicurezza, la cultura, anche nell'ultimo intervento del Presidente del Consiglio si è battuto molto, si è parlato della cultura, del rilancio della cultura, dei beni culturali e quindi del turismo come grande fonte sicuramente di possibilità di rilancio e di sviluppo dei nostri territori. Una legge sicuramente di espansione, come tutti hanno detto, di investimento e sviluppo, che continua a creare occupazione di qualità, e per qualità intendiamo occupazione stabile, evidentemente. A cominciare dalle grandi, appunto, dal grande rilancio del nostro patrimonio culturale e quindi turistico. Una vera scommessa per l'Italia e anche per la nostra regione che deve scommettere su questo settore. La stagione delle riforme, io ci tengo a dirlo questo, è appena iniziata e gli effetti già si vedono. Il prossimo referendum costituzionale di ottobre sarà fondamentale per proseguire quello che è stato già messo in campo. La semplificazione e la velocità per lo sviluppo del nostro paese, il sostegno alle persone e soprattutto al fattore umano, su questo che ci si sta battendo ultimamente. Il nostro impegno per l'emergenza nella nostra, anche nella nostra città, io anche in questo momento voglio salutare gli operatori di Attiva che continuano a manifestare, ad avere questa situazione davvero di grande disagio, perché insomma ancora riescono a risolvere, come si riesce a risolvere la loro vicenda occupazionale, che come avrete visto c'è un presidio sotto il comune. Come voglio anche sottolineare, l'ultima cosa che è accaduta in questa città è appunto quella dei sindacalisti, perché noi siamo una città sicuramente aperta, una città accogliente, ma siamo assolutamente e fermamente convinti che tutto questo deve avvenire nel rispetto sempre delle regole e della legge che vale per tutti. Ecco, il presidente D'Alfonso arriverà fra poco e ci parlerà di quella straordinaria occasione che è capitata, ma non a caso, ma a seguito di un grandissimo lavoro fatto dalla regione e fatto dal presidente in particolare, fino ad arrivare alla firma del master plan. 1,5 miliardi per la regione Abruzzo nei prossimi 4-5 anni sono tantissimi, perché sono tutti interventi che creeranno evidentemente anche occupazione nel nostro territorio. Di questa grande iniziativa c'è una parte consistente e importante che ricade anche sulla nostra città, con interventi importantissimi sul porto, per la sistemazione definitiva del nostro porto, sull'aeroporto, anche lì per una sistemazione definitiva, e su altri interventi anche di tipo culturale. Le infrastrutture sono fondamentali per tutti i settori e per avere un'idea e una prospettiva di sviluppo. Senza le infrastrutture non
ci può essere né turismo né niente. Tra poco poi ci spiegherà lui sicuramente anche. Io mi fermo qui per non togliere lo spazio, do la parola a Gianluca Fusilli per l'introduzione, poi continuiamo anche con domande e interventi da parte del pubblico. Grazie. Allora, intanto ho preso qualche appunto per essere sintetico, cioè per cercare di stare nei tempi che ci siamo dati. Innanzitutto grazie al Partito Democratico di Pescara, agli amici e alle amiche, ai compagni e compagni del Partito Democratico, a Moreno Di Pietrantonio e ai suoi collaboratori, che hanno voluto e saputo organizzare questa bella occasione di riflessione e approfondimento di questo pomeriggio. Io sinceramente un giovedì pomeriggio non me l'aspettavo una platea di questo tipo, il che testimonia che al di là del clima che viviamo in questo paese, del sentiment del quale parleremo anche poi rispetto alla politica, c'è ancora voglia di confronto, di partecipazione, di discussione, e questo per chi ha responsabilità di rappresentanza sia a livello politico che a livello istituzionale è certamente un fatto positivo, ma un onere in più. Una stretta di mano, un ringraziamento a tutti i relatori, a Luciano D'Alfonso che arriverà, a Graziano Di Costanzo, Umberto Coccia, al professor Sarra, al dottor Zetti. E una stretta di mano in più, consentitemela, anche un abbraccio ad Antonio Misiani, che ha accettato con entusiasmo l'invito, anche sacrificando il giusto tempo dell'approfondimento politico sul suo territorio, ed è venuto oggi con grande disponibilità a darci una mano a discutere, ad approfondire, a comprendere meglio il pezzo di strada che abbiamo fatto insieme in quel luogo che qualche volta sembra tanto lontano, che è il luogo delle istituzioni parlamentari, ma che incide quotidianamente sulla vita reale di ciascuno di noi, e quindi bene che l'infrastruttura partito si faccia strumento per capire, conoscere, discutere, confrontarsi. E il ringraziamento agli amici del Partito Democratico di Pescara, alle amiche impegnate in questo pezzo di percorso politico. Non è un ringraziamento formale, grazie. E non è un momento formale perché viviamo un tempo nuovo nella vita democratica del nostro paese, che a mio parere, poi potremmo discutere, è caratterizzato da due elementi. Chiunque di noi ha, ci sono anche consiglieri comunali all'interno di questa sala, qualunque ruolo di rappresentanza, qualunque livello istituzionale di governo, capisce come questo tempo è caratterizzato da una distanza sempre maggiore tra rappresentanti e rappresentanti. È un'evidenza, è una percezione quotidiana. Sembra essersi, come dire, indebolito quel filo rosso che ha sempre legato il cittadino alle istituzioni in questo paese, al di là del chiacchiericcio, anche nei momenti più bui della vita democratica di questo paese. E allora, dice D'Amiche, è evidente che la risposta a questo stato dell'arte, a questo stato di cose, a questa contingenza, può essere legittimamente la demagogia, il populismo, l'isolarsi nelle proprie questioni individuali. Ma noi crediamo come comunità che la risposta sia più politica di qualità. E perché la politica, Moreno, sia di qualità, dobbiamo ridare dignità, credibilità allo strumento dei partiti, quelli costituzionalmente individuati, già nel 1948 come il luogo elettivo della partecipazione democratica. Perché solo dentro un partito, io non li conosco altri strumenti, non mi sembra che i movimenti abbiano molto più efficacia dal punto di vista della partecipazione democratica, l'esigenza individuale, il bisogno individuale, l'idea del singolo può diventare in quel luogo oggetto di discussione collettiva e creare il percorso condiviso che ricostruisce la comunità politica, l'unica in grado di continuare a dare forza a questo percorso di costruzione di una democrazia compiuta in questo paese, che deve essere una nostra preoccupazione, come dire, costante e quotidiana. E il secondo ringraziamento non formale è per il tema scelto, perché è evidente che in questo tempo ciò che ha caratterizzato la nostra vita quotidiana è il termine Antonio della crisi economica. Una crisi partita nel 2007, mai così lunga negli ultimi 30-40 anni, che ha minato, come
dire, all'origine, alle fondamenta, alle basi stesse della nostra convivenza civile, determinando paura, sfiducia nei confronti del futuro. Questa è la prima generazione nella quale i padri temono che il futuro dei figli sia peggiore del proprio presente. Tutte le altre generazioni guardavano in avanti, guardavano al futuro con speranza, cercavano di lavorare perché per i figli il futuro fosse migliore. Questa è la prima volta che accade. Grazie proprio a questa crisi economica così complessa che il futuro lo guardiamo e lo vediamo anche nero all'interno del nucleo fondamentale della nostra società che è la famiglia. E allora bene che si faccia questa sera con Antonio e con gli altri una riflessione compiuta su questo strumento, la legge di stabilità, uno strumento complesso in una vicenda economica complessa. Diciamocela però qualche cosa che può farci sorridere. Per la prima volta nel 2015 c'è qualche segno più. L'Italia riprende, anche se moderatamente, una crescita del prodotto interno lordo. Riprende una crescita, anche se c'è tanto da recuperare, perché negli 8-9 anni precedenti di posti di lavoro ne abbiamo presi tanti, ma c'è un dato oggettivo. Torna a crescere l'occupazione, tornano a crescere i posti di lavoro. E il Jobs Act fa scegliere la forma del lavoro a tempo indeterminato. C'è ancora tanta strada da fare. E poi c'è un segno meno, per la prima volta, che è quello della disoccupazione. E allora, avendo, come dire, chiaro questo quadro di riferimento, la situazione complessa, affronteremo oggi nel dettaglio, con interlocutori competenti, dentro un percorso di work in progress, perché i partiti hanno una funzione fondamentale, selezionare la classe dirigente, definire i programmi, ma poi, viva Dio, anche quella bella parola inglese, accountability, rendere conto di quello che si fa. E lo si fa, come dire, in continuità, mettere in piedi una legge di stabilità e immediatamente confrontarsi con la realtà delle imprese, con il mondo universitario, con il mondo del sindacato, con il mondo delle piccole e delle grandi imprese, oltre che delle medie imprese, per capire se la teoria, l'idea, produce nel concreto i fatti che si volevano produrre. Ha ragione Di Pietrantonio, e l'elenco prima di concludere, per i cittadini l'abolizione della tassa per la prima abitazione, agevolazioni particolari sul LIMU, soprattutto per le abitazioni incomodate. Ma io non mancherei di ricordare un elemento importante, che non lo tocchiamo tangibilmente perché è passato con un dato, come dire, quasi non concreto, la mancata applicazione delle clausole di salvaguardia, Antonio, con questa legge di stabilità. E cioè quelle clausole che ci imponevano un aumento dell'imposta sul valore aggiunto che avrebbe avuto un effetto certamente depressivo ancora una volta sui consumi e che valevano 16 miliardi di euro. Ci è stato consentito, l'Europa ha consentito anche grazie alle riforme fatte in questi anni, che questa cosa non accadesse. E poi la proroga degli sgravi per le ristrutturazioni edilizie e per l'adeguamento energetico, e poi per i lavoratori e per le imprese, il Jobs Act, continuano gli sgravi, certamente una manovra espansiva, risorse per gli ammortizzatori sociali, l'eliminazione dell'IMU agricola, l'eliminazione dell'IRAP per l'agricoltura e per la pesca. 1 miliardo di euro ha investito nel settore agricolo e della pesca il governo per la prima volta, una manovra espansiva dopo 15 anni, o forse la più espansiva degli ultimi 15 anni, finanziata per i 2/3 con tagli alla spesa e con l'utilizzo della flessibilità del bilancio, così non uso, Antonio, la parola deficit, fa più brutta figura. E poi per i pensionati la settima tutela degli esodati, i primi provvedimenti per agevolare la flessibilità dall'uscita del mondo del lavoro che si concluderanno o continueranno alla fine di quest'anno con il provvedimento che riguarderà, che è stato già annunciato, che riguarderà la possibilità di uscire dal lavoro accettando, come dire, una penalizzazione rispetto all'importo della pensione, e anche per i non abbienti. 600 milioni per il fondo della povertà, 150 milioni di euro per il fondo di non autosufficienza, 90 milioni di euro per il dopo di noi, per la prima volta, approvazione di una legge in Parlamento e finanziamento puntuale. 750 milioni di euro di risorse disponibili, pronte, che adesso verranno utilizzate per queste emergenze.
e agli enti locali il passaggio dall'odioso patto di stabilità interno all'equilibrio di bilancio e la liberazione di 480 milioni di euro dei vincoli del patto di stabilità immediatamente disponibili per l'edilizia scolastica, per la realizzazione di scuole innovative o per la ristrutturazione delle scuole esistenti. E allora questa è la sintesi del provvedimento su cui ci confronteremo questa sera. E questo è il nostro obiettivo, mettere a fattor comune l'esperienza, lo dico anche con grande umiltà, non ci sento tanto Gianni, Gianni è una persona che, Gianni Venilla, il Parlamento mi dà una grande mano nella sua esperienza, mi incoraggia, è sempre vicino, mi dà uno sforzo di chi come me per la prima volta si approccia con un'attività complessa come quella dell'attività legislativa. Ma tra il legislatore, la legge e l'effetto della legge, il risultato della legge è indispensabile che si attivi in continuità un dibattito concreto, franco, per giudicare il pezzo di strada e costruire insieme l'altro pezzo ancora da fare. Noi siamo consapevoli che non tutto è stato fatto, non tutto quello che è stato fatto nel modo migliore possibile. Siamo consapevoli che la strada da fare è ancora lunga e qualche volta sarà anche difficile, comporterà scelte, come dire, anche scomode, che non porteranno immediatamente il consenso dei cittadini. Ma io sono certo, e poi lo dirà anche D'Alfonso, che se riparte la ricchezza, il valore aggiunto di una comunità che discute e confronta, che discute e si confronta, di una comunità che contribuisce a costruire insieme, non dico il valore di riferimento, ma il progetto e l'obiettivo al quale vogliamo arrivare, occasioni come questa, ripetute all'infinito, sono anche la condizione per riuscire tutti insieme a costruire un futuro migliore del presente che viviamo. Grazie. Grazie. Adesso passiamo all'intervento di Cecco. Velocissima, buonasera a tutti e grazie di essere qua. Quando si vive un momento particolare, perché ancora non usciamo dal momento critico che è iniziato purtroppo molto tempo fa e ancora ci si trova, per noi legislatori e per noi delle istituzioni, per tutti noi, vedo anche l'assessore Marchegiani qui che salutiamo, è veramente di conforto vedere amici ed amiche essere vicini ed ascoltare, perché a volte vedete quello che noi riusciamo a fare non dà il messaggio immediato nella realtà delle cose. A volte si tradisce attraverso gli organi di stampa, a volte si capisce diversamente. Sentirlo raccontare da quelli che ci lavorano è molto importante. E quindi questa sera, questo momento di confronto, grazie a Gianluca, grazie a Moreno, è importante perché ci fa parlare della legge di stabilità, uno dei provvedimenti più importanti che è stato fatto alla Camera dei Deputati e che, come diceva Gianluca, dà l'idea appunto di una manovra finalmente dopo tanti anni, per la prima volta, espansiva, coraggiosa. Una manovra che ha tenuto conto di temi fondamentali, quali il lavoro, la crescita, lo sviluppo, il contrasto alla povertà. La povertà, amici, perché molte persone si sono impoverite. Tanti, e non lo sappiamo. Ed è per questo che si cerca di trovare delle soluzioni. Una manovra che nel dibattito parlamentare si è arricchita di misure significative, poi lo vedrete, amici. Perché io non entro nel dettaglio, in generale già ne hanno parlato Moreno e Gianluca, ma nel dettaglio entreranno gli illustri relatori. Io, il mio compito questa sera è solo salutarvi e dare la testimonianza di un lavoro importante che stiamo facendo, forse lento perché richiede molto impegno.
facile, non abbiamo la bacchetta magica e quindi le risultanze non si vedono subito, però è un lavoro che darà dei risultati, che vi farà vedere dei risultati. Io saluto l'onorevole Misiani e lo ringrazio non solo per essere venuto stasera qua, ma per l'importante lavoro che fa nella Commissione Bilancio anche per noi. Lui mi ha tenuta per mano tutto il tempo nella legge di stabilità, raccontandomi di volta in volta tutto quello che succedeva in quella stanza, la notte, il giorno e tutti i minuti che loro hanno passato per cercare di trovare delle soluzioni buone. E ogni volta io l'ho raccontato ai presidenti delle province, all'ANCI, che mi chiedevano continuamente notizie. Quindi grazie a lui, anche per l'Abruzzo, ci sono state misure significative che grazie anche alla spinta propulsiva del governo regionale potranno dare sicuramente sviluppo, crescita e anche serenità nei cuori di quelli che adesso stanno soffrendo. Quindi non voglio far perdere tempo, io ringrazio tutti i relatori, ringrazio anche del lavoro che faranno per cercare di trovare soluzioni sempre migliori e amici, grazie a voi di esserci vicini, di avere pazienza, ancora una volta dimostrate di avere uno spirito dignitoso, perché non è facile quando si soffre mantenere la propria dignità. E voi siete riusciti sempre a mantenerla, quindi io ho massimo rispetto e qualche volta mi sento anche un po' umiliata per il fatto che non possiamo fare di più. Ma stiamo lavorando, ve lo assicuro, e qualcosa di più sicuramente verrà. Grazie, buonasera. Bene, grazie Vittoria. E adesso, parlando di legge di stabilità, di sviluppo e di occupazione, io darei la parola al presidente della Confindustria, Scalacchetti, che è quello che insomma può avere una visione di quello che sta accadendo rispetto a chi produce in effetti e dovrebbe produrre ricchezza e evidentemente anche occupazione. Grazie. Buonasera, grazie. Insomma, io sono ritornato in questo tavolo a parlare dei tecnicismi della legge di stabilità, quindi diciamo che l'industria è quella che si mette in finestra e cerca di capire quali sono poi gli effetti del sistema di leggi che è cambiato in qualche modo il governo propone. E le considerazioni sono queste, diciamo che dal punto di vista dei mezzi messi in campo da questo governo, credo che sia un governo che si possa definire rivoluzionario, perché il panorama delle riforme messe in campo sia un panorama che non ha precedenti in questa, nella storia almeno di mia memoria. Cercavo per le macchine di pensare nella mia esperienza lavorativa, insomma io ho 50 anni, quindi non sono giovanissimo e nemmeno vecchio, quando in qualche maniera si aveva la percezione di avere un panorama di riforme così ampio, mi sono venuti in mente di crediti Bersani del 99. Da allora ad oggi credo che ovviamente niente a che vedere quei decreti rispetto alla portata delle riforme che ci sono oggi. Penso alla riforma della pubblica amministrazione, alla legge Madia, penso alla riforma del processo telematico, penso alla riforma del credito, penso alla riforma del welfare con Joe Bacco, penso alla riforma della scuola, che secondo me è una delle cose su cui vorrei tornare in questo mio breve intervento. Ma venendo all'osservatorio che Confindustria vi dà l'opportunità di avere sugli effetti, devo dire che giudicare i risultati da questi impegni è ancora forse troppo. Gli industriali giudicano gli effetti su quel parametro degli investimenti, e gli investimenti in questo paese non andano ancora benissimo, probabilmente perché c'è ancora bisogno, diciamo, di acquisire quella fiducia del progresso e della crescita che è fondamentale per l'investimento. Io però, con tre riforme che vi ho accennato, vorrei parlare a quella che può sembrare forse la più lontana dal mondo industriale, che è la riforma della scuola, che è veramente una rivoluzione. Ragioniamo sempre in questi giorni sul fatto che la stagione dell'imprenditore, passatevi il termine, ignorante ma di successo, è una stagione ormai finita.
cioè voglio dire, vi spiego meglio. La stagione di imprenditori che ha caratteristiche di intraprendenza superiori alla conoscenza e alla competenza come imprenditore è un stagione come fine, quel tipo di imprenditore ha ancora più possibilità di crescita e di sviluppo. Quindi noi dobbiamo necessariamente abituare la scuola, educare la scuola a non formare più conoscenze ma competenze, non soltanto conoscenze ma soprattutto competenze, e credo che la riforma che ha messo in questo governo, la riforma della buona scuola con l'alternanza scuola-lavoro, dia effettivamente alle imprese e alla scuola una visione nuova e rivoluzionaria. L'impresa ha sempre visto la scuola con un modo teoricistico un po' autoreferenziale. Mio figlio, per esempio, che ha 16 anni, che fa il liceo, non sa cos'è un foglio Excel, la paralizzo molto, no? Perché nella scuola glielo insegno. Fa le proiezioni ortogonali con il foglio bianco e la squadratura, ma per esempio non conosce che c'è il CAD delle imprese. Quindi ci sono da fare, percepisco proprio una totale differenza, un totale squadramento tra quel mondo e il mondo dell'impresa. Ma quegli studenti saranno gli imprenditori e quindi dovranno necessariamente essere formati, quindi avere conoscenza e competenza su quello che è il mondo della crescita per fare impresa. Quindi io credo che alla fine la madre di tutte le riforme sia proprio quella che segue più lontano il mondo dell'impresa. Poi ci sono tante altre riforme interessanti, non parlo di quello che fa, però a fianco l'amico e collega del sindacato sul quale ci hanno messo a fianco non a caso, ma come dopo questa parte siamo costretti a dare conto se vogliamo far sì che questo paese cresce, ovviamente ci siamo. L'altra riforma invece sulla quale vedo un po' di evidenza da parte del governo è quella in tema ambientale ed energetico. Sarà che è un po' il mio settore, però ovviamente su questi due temi, ambiente e energia, c'è bisogno di una visione strategica di lungo periodo e bisogna avere un po' le idee chiare e dare certezza di lungo periodo alle regole. Su questo noi abbiamo subito negli ultimi anni nel settore dell'energia dei cambiamenti di fronte alle vettini. Penso al 2004, quando si disse che bisognava aumentare l'approvvigionamento energetico, cioè diminuire l'approvvigionamento energetico all'estero perché bisognava fare centrali, poi si passò all'energia fotovoltaica, che in qualche modo oggi determina un'ora di energia molto pesante, circa il 30%, cioè raccogliamo delle bollette di 13 miliardi di euro che vanno ogni anno a chi produce energia fotovoltaica. Poi ci fu il decreto spalma incentivi, quindi anche chi aveva investito nell'energia fotovoltaica rinnovabile si trovava in qualche modo penalizzato perché il contributo gli veniva spalmato in più anni. Adesso si trova di fronte al problema dell'efficienza energetica, quindi alla necessità di staccarsi dalla rete per consumare energia, ma c'è ancora un po' di incertezza sul fatto che se mi stacco dalla rete poi sarò comunque costretto a pagare le ore di sistema e quindi l'energia fotovoltaica alla rete stessa. Ecco, il tema delle imprese non tollerano ambienti in cui ci sia l'incertezza di medio lungo periodo. Quindi su questo fronte io quando parlo delle imprese, anche quelle, non solo quelle grandi internazionali, ma anche quelle piccole e medie, il peso dell'energia è sicuramente un parametro che tiene lontano gli investimenti. E su questo bisogna avere la forza e il coraggio di depurare la bolletta, magari spostando la sua fiscalità generale, la sua ordine, la nuova sede, ma dico così, la penso così. Spostare sulla fiscalità generale tutto quello che è proprio nel vettore energetico per ridare alle imprese la possibilità di pagare l'energia per quello che vale e quindi consentire alle imprese di fare investimenti in Italia perché il prezzo dell'energia è equivalente o paragonabile a quello del resto d'Europa. Solo così si attraggono gli investimenti. E ripeto, concludendo, un bene industriale, il parametro dell'investimento è il parametro del successo delle riforme che sono messe in campo. Grazie. Grazie a Presidente della Confindustria, Presidente. Adesso vorrei dare la parola a un professore, il professor Lettini, che gentilmente ha accettato il nostro invito per ascoltare dal punto di vista appunto di un accademico. Alessandro Rossato, grazie. Grazie. Io mi chiedo scusa, purtroppo non ho molta voce oggi. Comprensibile.
vi ringrazio per l'invito di questa sera, che è la sfida, perché chiunque abbia provato a orientarsi un po' sul dibattito che c'è sotto legge di stabilità del 2016 si sarà reso conto che, come sempre succede con una legge che ha 299 comuni, c'è un numero finito di detrattori e un numero abbastanza contenuto di soldi rispetto a quelli che l'hanno promosso e l'hanno approvato. Di sostenuto il dibattito è fortissimo, riguarda un numero infinito di punti, alcuni sensati, alcuni molto meno, ed è impossibile orientarsi. Lo dico perché voglio precisare una cosa: ho interpretato l'invito che mi è stato fatto in un senso, quello di cercare di ricostruire, per il beneficio della discussione di questa sera, la logica di fondo della legge di stabilità e il modo in cui questa legge di stabilità possa generare sviluppo a livello locale. Lo faccio naturalmente prendendo il mio punto di vista, che deve essere considerato una verità, in questo momento non ho nessuna pretesa di avere una visione assoluta. Per svolgere questo compito, che è piuttosto complicato, mi sono fatto l'idea che bisognasse affrontare una serie di punti che nomino rapidamente. Il primo è ricostruire ex post dalla lettura una logica complessiva di azione di una manovra. Bisogna cercare di capire quali sono i meccanismi che chi ha scritto la manovra intendeva attivare perché questi meccanismi generassero sviluppo sul territorio. Primo. Il secondo, una volta individuata la logica complessiva, è quali sono i canali di trasmissione degli impulsi economici dati a livello nazionale che si dovrebbero attivare per creare la crescita in sede locale. A tutti noi interessa la capacità della manovra di generare crescita nei nuovi obiettivi. Il terzo punto, che terrei separato dai primi due, è quanto pesa effettivamente la manovra. Perché noi possiamo avere una manovra architettata con una logica perfetta, capace, che ha individuato correttamente i meccanismi di trasmissione, ma gli effetti concreti possono variare completamente a seconda di quanto la manovra pesa effettivamente sul territorio, quali sono le risorse che la manovra è in grado di mobilizzare. E l'ultimo punto che pensavo di poter affrontare è, secondo me, che cosa potrebbe succedere qui in Abruzzo come reazione alla manovra nazionale. Perché la manovra nazionale non è pensata per l'Abruzzo, è pensata per un certo numero di regioni prima di essere pensata per l'Abruzzo, ma creerà degli effetti anche qui. E gli effetti anche qui non necessariamente corrispondono a quelli che si potrebbero immaginare. Quest'ultima parte della riflessione è particolarmente importante perché sottolinea quali sono le priorità dell'azione politica di Luca. Il gap, il divario che dobbiamo coprire noi con la nostra iniziativa e con la nostra capacità politica, non ce la farò a affrontare tutti i punti. Ci vorrebbero due ore, è impossibile. Per cui vi prego di perdonare il fatto che mi limiterò a uno schema e a qualche piccolo approfondimento delle materie che mi sono più vicino. Perché in effetti io non sono un economista. Punto. Io sono un economista particolare, sono un economista industriale, io mi occupo di sistemi produttivi, di competitività, di industria, di mercati e meno di politiche macroeconomiche generali. Mi occupo un po', soprattutto da quando sono venuto a lavorare per pescare, di economia regionale. Allora, vi dico subito, sintetizzo al massimo. Secondo me il numero enorme di misure, di provvedimenti che sono raccolti in questa manovra possono essere raggruppati in alcune categorie molto ricche. Forse in due addirittura, diciamo una domanda pubblica, che è la parte ente locale, una domanda privata, che è la parte rivolta in generale ai cittadini, che a sua volta ha due sottogruppi di interventi interessanti e dalle logiche completamente distinte, e una parte che riguarda l'offerta del sistema, quindi il sistema produttivo. C'è una logica, secondo me, precisa. Ci sono delle scelte forti di politica economica forte e c'è, secondo me, un elemento di novità gigantesco rispetto al livello finanziario che facciamo.
che abbiamo visto negli scorsi anni, e soprattutto c'è un abisso rispetto alle finanziarie che abbiamo visto con il governo Monti, che andava in direzioni totalmente, completamente differenti da questa, e per quanto riguarda il mio punto di vista, veramente poco convinto. Domanda privata, ci sono due aspetti, un pezzo sono le misure sociali e un pezzo invece sono le misure di incentivo alla domanda, comune, chiamiamola così. Le misure sociali sono il rifinanziamento del Fondo Nazionale per la lotta alla povertà e l'inclusione sociale e quindi l'estensione del sostegno per l'inclusione attiva. È una sorta, scusate, qualcuno lo ha anche definito come una sorta di debito di cittadinanza, anche se credo che sia un'espressione profondamente imprecisa, destinato a garantire, migliorare le condizioni di sopravvivenza dei nuclei familiari senza lavoro e più poveri attraverso un processo che favorisca la funzione del lavoro, l'integrazione degli assegni di disoccupazione e poi direi che nella parte di misure sociali c'è la parte cultura del pacchetto sicurezza comune, cioè i famosi 500 euro destinati ai giovani perché vengono sempre iniziative formative e culturali. Sono sicuramente degli elementi estremamente meritevoli, affrontano una situazione di difficoltà oggettiva, l'abbiamo vista tutti, la conosciamo tutti, molti l'hanno sopportata sulla propria pelle, sulla pelle dei propri figli. Dal punto di vista economico, perché un po' arido, è un po' estraneo a questo genere di riflessioni, sono misure efficaci, perché pompano la domanda privata mettendo risorse in mano a gruppi sociali che hanno un'elevatissima propensione marginale a consumare. Vale a dire che chi percepisce queste risorse le spenderà quasi integralmente o probabilmente integralmente. Le rimetterà nel sistema e queste risorse continueranno a creare economia del sistema economico a beneficio di tutti, non solo delle categorie che sono immediatamente aiutate. Parte, salto sulle molte altre considerazioni che si potrebbero fare, e passo alla seconda parte della domanda privata, quella che vi avevo detto essere domanda privata. Sono misure che hanno un comune denominatore, sono misure che incentivano la domanda privata nel settore immobiliare e delle edilizie. Parliamo del rinnovo del bonus per le ristrutturazioni edilizie, della deducibilità fiscale del leasing immobiliare, di una modifica delle agevolazioni fiscali per la prima casa, del bonus per l'acquisto dei mobili fino a 16.000 euro per le coppie che abbiano meno coniuge con meno di 35 anni, l'eliminazione della TASI sulla prima casa e così via. Sono misure anche queste che hanno una base sociale molto forte, molto sensibile. Ci ricordiamo forse tutti quanti la missione di qualche anno fa, ricordo un record le difficoltà straordinarie di giovani coppie romane per acquistare la casa nella loro città. Dal punto di vista economico, che di nuovo non induce molto a questo tipo di considerazioni, sono misure che hanno caratteristiche, vanno a infattare, a creare domanda privata in un settore, quello delle costruzioni, di tutte le attività collegate, che ha una caratteristica e ha grandissima intensità di lavoro. Nel momento in cui la domanda in questi settori aumenta parallelamente l'occupazione molto di più di quanto non aumenti i settori che sono basati invece sulle tecnologie, sui macchinari e così via. È un'azione statica, non è una innovazione di questo periodo, è un'azione codificata nei libri di economia, ma che qui viene condotta in una maniera straordinariamente decisa e precisa sull'obiettivo. Domanda pubblica. Sulla parte di domanda pubblica l'innovazione più interessante mi sembra il superamento del patto di stabilità, che in passato aveva costretto la stragrande maggioranza dei comuni italiani di fatto a generare un addito, a tagliare drasticamente la spesa per gli investimenti e in alcuni casi a realizzare, programmare una certa spesa di
per investimenti senza poterla poi realizzare a causa delle restrizioni sulla cassa che lo stesso patto di stabilità è un po' più. Questo superamento non sto a soffermare sui dettagli, vale per un anno, è abbinato allo spostamento in avanti di un anno di una gabbia strettissima nella quale ci andremo a collocare il futuro, per quello che lo fissa con il governo, che prevede un rigore contabile. Un rigore contabile, credo, di realizzazione straordinariamente difficile. Scusate, vi faccio un esempio, sulla base degli ultimi dati che ho potuto vedere, ho letto qualcosa sulla regione Toscana, mentre la normativa attuale, più o meno il 90% dei comuni sono in regola con la normativa che dovrebbe entrare in vigore al momento del 2017, in Toscana sono più o meno il 20%. Vi lascio immaginare che cosa significherà in termini di politiche di rigore a livello locale questo succede. Però di fatto adesso questo allentamento c'è, si liberano risorse soprattutto per il pagamento pregressi all'interno dei comuni. Dopodiché si genera un meccanismo abbastanza interessante. Per alcuni meccanismi contabili in particolare, i comuni avranno un po' più di margine per effettuare delle spese di investimento. E si apre la possibilità per i comuni di scambiarsi i margini positivi che hanno. Quindi un comune che avesse necessità di investire in disavanzo potrebbe attingere, come dire, per un certo periodo dalle risorse in avanzo di altri comuni. Ora non so esattamente quale sia la situazione qui in Abruzzo, per qualche margine si potrebbe realizzare, tant'è vero che qualcuno addirittura inizia a parlare di mercato di queste eccellenze. Ci sono due aspetti che vengono normalmente segnalati e credo che siano abbastanza fondati di prudenza su questi aspetti, su questo incentivo al lavoro. Il primo che i comuni e tutte le istituzioni pubbliche saranno costrette a fare ricorso ad acquisti centralizzati presso il meccanismo della Consip o le agenzie centrali di acquisto regionale. Io ritengo che sia uno strumento per quale non si possano prevedere in anticipo gli esiti. Potrebbe essere uno strumento che produce risparmi, potrebbe essere uno strumento, qualcuno ha provato a spiegare in maniera anche molto chiara, che genera addirittura l'impossibilità per i comuni virtuosi di risparmiare sulle proprie spese, che meglio siano uguali alle scelte delle agenzie subordinate che si occuperanno di questo. Secondo me genera anche un altro problema, il rischio grossissimo che in alcune fornitura si possano generare delle collusioni fra i fornitori. Una cosa è vendere un prodotto dovendo partecipare a 150 gare, una cosa è vendere un prodotto partecipando a una sola gara. È molto più facile accordarsi, non è un'eventualità improbabile, l'ha segnalato per esempio l'autorità garante della concorrenza in diversi casi, diversi provvedimenti che riguardano regionali dalla nostra. E l'ultima piccola complessità da testa, la possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente, probabilmente sarebbe più utile che fossero limitati al finanziamento della spesa di conto capitale. Il punto sul quale che mi sembra invece molto interessante sono i punti che riguardano il sistema delle imprese. E vi dico, ci sono alcuni, tutte e tre che hanno una lettura immediata e una lettura potremmo dire di secondo livello, attivano dei meccanismi che sono un po' pubblici, ma sono molto interessanti anche per agenzie comunitarie. Le prime due che ci chiederei sono la possibilità del cosiddetto superammortamento dei beni strumentali, vale a dire conto un macchinario che costa 100, ai fini del pagamento delle imposte soprattutto delle società, lo Stato fa finta che io l'abbia pagato 140. Quindi con la possibilità di dedurre più costi, di proteggere la parte del lavoro dalle tasse. La seconda è il credito di imposta per l'acquisto di impianti e macchinari. Anche questi sono
il riconoscimento di un incentivo alle imprese che vogliano rinnovare il proprio parco di attrezzature. Non è un problema, va bene. Perché qualche anno fa, mi ricordo sì, scrivendo con alcun collega in maniera piuttosto animata, si rifletteva sul fatto. Noi negli anni scorsi molto spesso abbiamo salutato gli incrementi di occupazione come l'arrivo della ripresa. Se scorrete i giornali degli scorsi anni, scoprite che ogni volta che i cambi di occupazione crescono un po' prima a annunciare la ripresa imminente. C'è un fatto per me. Quando l'occupazione aumenta molto rapidamente, ma il prodotto interno lordo cresce lentamente, succede una cosa all'interno del sistema economico: crolla la produttività. Qualche anno fa c'è stata una certa discussione, la ricordo benissimo, sul fatto che questo crollo di produttività dipendesse dal fatto che il razionamento delle risorse economiche e delle imprese, il credit crunch, quale non so, fosse gli anni della crisi finanziaria più intensa, avesse costretto gli imprenditori a dilazionare nel tempo gli investimenti del rinnovo degli impianti e che quindi le imprese in generale in Italia, le imprese di consenso in particolare, si potessero trovare con impianti piuttosto obsoleti, poco competitivi, con grosse difficoltà nel ripartire, diventare competitivi nel momento in cui la ripresa si fosse manifestata. Ora che la ripresa serve, stia manifestando sul settore, questo tipo di incentivo è molto importante perché dà una mano alle imprese proprio a risolvere questo problema da quale altrimenti potrebbero restare strangolate. Dico due cose e poi cedo il riservo e altre considerazioni per cui sono successi comunque. Lo sconto contributivo è stato rinnovato, lo sconto contributivo sulle prestazioni a tempo indeterminato. E questo anche ha un senso immediato, favorisce l'occupazione e invece ha un significato di secondo livello. Perché uno dei problemi più gravi di vulnerabilità del sistema industriale italiano negli ultimi anni è stata la cosiddetta formazione del capitale umano, ce lo diceva poco fa anche la generale Secca, è necessario avere dei lavoratori che siano in grado di maneggiare le competenze necessarie. Questa mancanza in Italia rispetto ad altri sistemi economici dipende soprattutto dal fatto la riduzione dettata dalla necessità di sopravvivenza del gruppo imprenditoriale del lavoro a tempo indeterminato. Perché normalmente l'investimento di formazione è un investimento molto costoso, soprattutto nei settori nei quali le competenze hanno un valore di mercato elevato, si fa quando si può avere la garanzia di lavoratori vincolati a lungo termine. In una situazione di emergenza nella quale è progressivamente aumentato il peso del lavoro precario, è naturale che le imprese più virtuose, più alta intensità di conoscenza, si siano disinteressate da questo tipo di investimenti. E questo ha determinato un problema di competitività. Lo Stato non è stato in grado di supplire, non è mai stata fatta la riforma dell'istruzione tecnica superiore, della quale si parla da tanti anni, ricordo proprio di parlare di legge 15 anni in Italia, non è mai stata fatta. E quindi la parte pubblica non ha mai fornito le competenze necessarie per un sistema produttivo competitivo oggi. L'ultimo aspetto che noto è che è stata introdotta una imposta sostitutiva sui cosiddetti premi di produttività, passate in espressione piuttosto volgare, contrattati a livello locale. Questo significa che nella contrattazione sindacale si immagina che si spinga di più sul livello locale, sul livello centrale, e che si cerchi di trasformare i contratti, tentando di far assumere qualche responsabilità ai lavoratori sulla performance del processo produttivo, sulla produttività, sulla competitività. Questo è l'effetto immediato. L'effetto di secondo livello è un altro. Questo è benissimo. È una risposta eccellente alla
la crisi di produttività che trasversalmente sta investendo in un'industria che a causa della diminuzione delle risorse è rimasta in piedi sotto diversi vista, senza sussidi, in una situazione di estrema difficoltà, ma c'è un effetto. Se si spinge molto sui salari di produttività, normalmente il costo medio del lavoro aumenta. E qui c'è una scommessa, che il costo, che è quella che il costo medio del lavoro nelle imprese italiane che avranno voglia e capacità di sfruttare questo tipo di strumento, cresca di meno rispetto a quanto incrementa la produttività. È naturale che il costo del lavoro aumenti, se una parte del mio reddito è a rischio, voglio avere la possibilità di avere un compenso più elevato, ma il problema è che a quel punto la competitività dell'impresa, la capacità di vendere delle imprese deve davvero aumentare rispetto agli altri sistemi, e questo significa doversi muovere come elementi collaterali tutta un'altra serie di questioni di consumo, a partire dalla trasportazione, del valore dell'innovazione, della riconversione del sistema produttivo, la politica dei servizi e della legge finanziaria non c'è, però non voglio prendere troppo tempo, ho altre cose da dire, se ci sarà un altro giro aggiungerò qualcosa, se no sarà per la prossima. Grazie al professor Sala, per la sua competente e puntuale relazione, grazie al professore. E nel frattempo ci hanno raggiunto il sindaco di Pescara, Alessandrini, che è governatore del Fusato Alfonso. Prima di dare la parola grazie anche a distanza, Marco, se vuoi fare un saluto. Buonasera a tutti, con il Presidente abbiamo parlato perché siamo stati nel palazzo di fronte a questo a parlare di tutela dell'ambiente, che è il contributo che io voglio dare all'argomento competitività dei sistemi territoriali, al netto naturalmente degli interventi legislativi che sono questioni importanti, gli strumenti che si possono mettere in campo. La questione è quella di istituzionalizzare una task force permanente coordinata dalla prefettura, avente ad oggetto gli interventi da svolgere sull'asta fluviale del fiume Pescara, i cui riflessi sulla qualità delle acque di bagnazione sono evidenti. Non mi voglio deviare con questo, ma con una riflessione che è a monte di tutto ciò, ovvero i problemi del nostro mare sono frutto dei problemi del nostro fiume. Il nostro fiume attraversa tre province, l'Aquila, Chieti e Pescara, e qui a 100-200 metri di linea d'aria da noi muore. E quindi l'attenzione all'ambiente, evidentemente un'attenzione all'ambiente estesa lungo tutto l'arco la rete fluviale, visto che quello che arriva alla foce del fiume, evidentemente ciò che si produce si accumula nel suo corso. L'attenzione all'ambiente è qualcosa che io trovo tipico della consapevolezza delle democrazie mature, qualche volta anche un po' grasse e consigline, direbbe il Presidente. Ovvero, nel momento in cui tu devi crescere per arrivare a uno sviluppo, che significa benessere, significa occupazione, significa poter mettere su famiglie, mutui e tutte queste cose qui, beh, certamente lo fai senza curarti dell'ambiente che ti circonda. Proprio con il Presidente, questa è una cosa che mi ha molto colpito, l'anno scorso, deve essere febbraio-marzo, siamo andati in Albania, che è un luogo sicuramente in cui c'è dinamismo e sviluppo, sembra l'Italia di 40 anni fa, anche per la totale indifferenza, per quel poco che ho visto, alle questioni ambientali. C'è un rigagno che scorre per Tirana, che insomma se l'Africa facesse le analisi sono certo che troverebbe dei curiosi. Allora da questo nasce la consapevolezza che vale la pena battersi, impegnarsi per fiumi più puliti e dunque per acque più pulite, perché questo non solo naturalmente ci consente di andare al mare, perché ovviamente favorisce l'economia del mare, ma perché ti dà il senso che la competitività e l'attrazione di un territorio non è certo indifferente alla qualità dell'ambiente che lo circonda. Noi oggi dobbiamo mettere mano a decenni di disinteresse, dicendo di incuria e di trascuratezza, e dobbiamo fronteggiare un dato che esiste, che è tipico della nostra società, che è quello della paura e dell'enfatizzazione di ogni cosa. Io vi do una notizia: il mare di Pescara oggi non è diverso da quello di ieri. Quello che è diverso è l'attenzione di questa amministrazione e la paura che si è sviluppata. Le nostre acque sono
certe classificazioni si chiamano acque scarse. Acque scarse significano acque soggette a valori di balneazione che oscillano e che non sono nocivi per la salute, ricordiamoci. Il che ovviamente non significa che non ci deve essere uno sforzo, un'attenzione costante per migliorare la qualità dell'acqua del fiume con i riflessi sulla qualità delle acque del mare. È peraltro una linea di indirizzo chiarissima al governo regionale che, anche qui non si riscontrano precedenti in termini nella storia della regione, ha investito potenti poste finanziarie, per esempio per il sistema della depurazione, che significa poter avere depuratori che funzionano e che puliscono le acque. Ultimissima notazione, il depuratore di Pescara funziona, e perché funziona? Non perché c'è simpatico per campanile, perché se ancora gli zidani, che mi sembra sempre una cosa utile per un amministratore, così si evitano di dire sciocchezze, se analizzi i dati mostri che la qualità delle acque di entrata e in uscita è buona, migliore della media. Non è un caso che alcuni depuratori siano stati di recente sequestrati, lo ricorderete. Adesso si tratta, che abbiamo molto apprezzato la sensibilità del Presidente, di utilizzare al meglio questa posta economica per dare nuova linfa ad un depuratore che funziona sì, ma che di fatto è arrivato quasi alla sua capacità di carico. Ecco. Competitività dei sistemi territoriali significa, lo ribadisco, anche attenzione per l'ambiente. Su questo ci siamo e vogliamo essere sempre più incidenti. Salutiamo i nostri graditi ospiti, naturalmente gli invitati. Grazie Marco. Allora, per organizzare i lavori, entro le 8 chiudiamo, quindi ci sono un paio di interventi ancora. Io vorrei anche, se qualcuno volesse prenotarsi, pure qualche domanda. Bene, do la parola a Graziano Di Costanzo, direttore della CNA regionale. Grazie. Buonasera a tutti, grazie a Moreno, al Partito Democratico per questa opportunità. Starò in 6-7 minuti. Il tema legge di stabilità. Qui me la posso cavare con una battuta iniziale, perché la mia organizzazione, trattandosi della legge nazionale, ha dato un giudizio ampiamente positivo di questa manovra. Così come la data su altre misure che venivano richiamate, sia da Gennaro Zecca da qualcun altro, su questo poderoso processo di riforma che sta portando avanti il governo Renzi. Io non devo fare sport a nessuno, noi siamo un'associazione imprenditoriale, però l'Italia è un paese che è bloccato da tanti anni, da veti, e se non mettiamo in piedi, come si sta facendo, un poderoso programma di riforme, difficilmente rimarremo uno dei più importanti paesi d'Europa, che è il nostro nuovo orizzonte. Mi ero segnato un po' di cose e approfitto però della presenza di Visiani per fare anche qualche considerazione critica, mi consentirete. Allora, la prima è questa, sul superammortamento detto il professor Sala, noi lo consideriamo un provvedimento straordinario perché dobbiamo incentivare le imprese che tornano a fare investimenti, perché negli anni della crisi tutta l'attenzione delle imprese è stata rivolta verso il consolidamento dei crediti o dei prestiti che avevano perso le banche e che non riuscivano a restituire. Dopodiché c'è una cosa che vale poco dentro la legge di stabilità, vale 2 milioni di euro, quindi rispetto alle cifre di cui parliamo vale poco, però per noi ha un significato straordinario. Vengono messi 2 milioni per dare un incentivo alle mamme imprenditrici. Di questi giorni c'è un tema che riguarda molto il nostro paese, c'è il calo della natalità. Nessun paese moderno può avere uno sviluppo se noi abbiamo i tassi di natalità che ha l'Italia. Anche perché nessuno pagherà le pensioni o il welfare di domani se non ci sono bambini, non ci sono giovani, non ci sono ragazzi. Incentivare in Italia persone, per professionisti, imprenditrici che decidono di avere un figlio è un fatto di civiltà straordinaria. E quindi noi così l'abbiamo, anche se ripeto, la somma in sé è assolutamente piccola. Dopodiché c'è un'altra cosa interessante che riguarda la compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti certi verso la pubblica amministrazione. Non so se in sala c'è qualche artigiano, commerciante, qualche piccolo imprenditore che vanta dei quattrini, adesso non c'è il sindaco, c'è il presidente della regione, verso la pubblica amministrazione. Ecco, i tempi in cui
diciamo, avere quei soldi, avere pagato quei soldi, sono tempi notoriamente lunghi. Se un imprenditore una cartella esattoriale che deve pagare in Italia, può compensare queste somme con i crediti che ha verso la pubblica amministrazione. Noi diciamo che non si deve arrivare alle cartelle esattoriali, ma insomma intanto già è un passo avanti importante. Allora, questo tema me ne fa introdurre un altro, quindi vado un po' per flash, che è il problema del fisco in Italia. Noi abbiamo presentato qualche giorno fa, non so se comunque alla presenza del Vice Ministro dell'Economia, lo studio sulla tassazione globale fiscale che grava sulle micro imprese italiane. Noi siamo in Italia al 61%, sottolineo 61%, media europea è il 41,5%. Quando noi parliamo di tassazione globale, ci mettiamo quella nazionale, quella regionale, quella comunale e i contributi che il piccolo imprenditore paga per quanto andrà dopo 30-35 anni in pensione, perché così ragiona la Banca Mondiale. E quindi se pure nella legge di stabilità viene prevista per il 2017 una riduzione dell'IRES dal 27,5 al 24%, cosa che noi apprezziamo, però bisogna andare in modo molto veloce verso la riduzione della pressione fiscale, che è sicuramente uno degli aspetti, diciamo uno dei pesi più grandi che sta sulle spalle dell'imprenditore. Noi l'abbiamo fatto adesso anche per fare un gioco, l'abbiamo fatto su 12 comuni abruzzesi e normalmente un piccolo imprenditore lavora per lo Stato nei 12 comuni abruzzesi nel migliore delle ipotesi fino al 1 agosto e la peggiore delle ipotesi fino al 24 agosto. Quindi fino a quel giorno lavora per pagare lo Stato, poi comincia a lavorare per sé e non credo che questo ci possa dare grande possibilità di sviluppo nel futuro. Dopodiché io ho dato uno sguardo anche al documento di economia e finanza, perché la legge di stabilità è stata approvata, diciamo, l'anno scorso, oggi c'è il documento di economia e finanza, anche questo documento, diciamo, va nella direzione della legge di stabilità. C'è la previsione del non aumento dell'IVA, che è una cosa che noi apprezziamo tantissimo, perché il mio mondo che rappresento è un mondo che vive di mercato interno e più deprimiamo il mercato interno, diceva il professor Sarra, se noi mettiamo soldi in tasca ai cittadini probabilmente quei soldi diventano consumi e i consumi oggi fanno girare la nostra economia. Quindi lì dentro c'è un aspetto importante. La cosa che volevo sollevare, e poi concludo, riguarda un altro aspetto che è fondamentale, che nella nostra regione è uscito un po' dal dibattito politico, ed è quella del credito. Noi qualche anno fa, quando siamo entrati nella crisi, avevamo quattro casse di risparmio, avevamo la Banca Popolare di Lanciano sul Mono, cioè un sistema di banche minori che assicurava al sistema economico abruzzese, io parlo perché quello è il mondo che conosco bene, naturalmente anche cittadini di famiglia, ma adesso mi limito a quel pezzo lì, comunque livelli di credito elevati. Vi do un dato: noi avevamo in Abruzzo la migliore percentuale nazionale, queste banche minori facevano, onorevole Misiani, più del 50% del credito alle imprese, mentre la media nazionale per questo tipo di banca era il 25%. Oggi viviamo in una regione in cui non esiste più una banca locale. Ormai le cose le sappiamo tutti, qualcuno dice magari un bene, magari non ci interessa, però vedete, noi che siamo, quanto c'è la multinazionale, io dico sempre, poi con la Zecca ogni tanto ci vediamo e ci affrontiamo, non è che la Sever ha bisogno della cassa di risparmio, o la Honda, o aziende mediamente strutturate, ma aziende micro, cioè quelle che hanno meno di 9 dipendenti, in tante banche, se non hanno i conti a posto, manco li fanno entrare. Allora noi in Abruzzo abbiamo questo strano fenomeno, che al 31-12-2015 sono aumentati i depositi bancari di 534 milioni, quindi mezzo miliardo di euro in più di cittadini abruzzesi sfruttati dalle banche. Il credito però al mondo che rappresento io, cioè quelle aziende di cui vi parlavo, è diminuito di 50 milioni di euro. Quindi è aumentato il credito alle imprese in generale, ma quelle più strutturate. Allora, siccome in questo mondo, al governatore glielo dico sempre, c'è il 52% degli occupati abruzzesi, è un mondo a cui noi dobbiamo guardare con attenzione, perché
e lì c'è occupazione, ricchezza, si produce sviluppo, si produce benessere nella regione, contribuiamo anche alla stabilità economica e sociale del nostro territorio, e quindi c'è un'attenzione che noi dobbiamo dare. Quindi concludo dicendo all'onorevole Visiani che noi dobbiamo capirci su un paio di cose. C'è il Fondo Centrale di Garanzia, che è un fondo che è diventato il luogo dove vanno le banche, è diventato il luogo dove vanno le banche a sistemare i fattibili. Ecco, noi abbiamo un sistema di consorzi fini, che è l'unica struttura che consente a quel mondo lì di prendere i soldi presso le banche, che invece, come si dice, da questo panorama sembra sparito dall'attenzione del governo. La regione ci ha messo delle risorse, ma secondo noi riteniamo ampiamente insufficienti, e quindi o si ritorna a dare una centralità a quella che è l'economia diffusa, l'impresa diffusa, che sta in Abruzzo e in Italia, perché poi altrimenti veramente diventa complicato. E questo è il mondo che negli anni della crisi è quello che ha sofferto di più, perché è il mondo che fa meno internazionalizzazione. Veramente concludo con un dato, perché ne hanno detti tanti, quindi con questo chiudo davvero. Nel 2015, tra le imprese, vi parlo del mondo che conosco io meglio, quello delle imprese artigiane, tra quelle che si sono iscritte e quelle che si sono cancellate, abbiamo avuto 900 imprese in meno. Dal 2010 al 2015, 3.500 imprese in meno e 10.000 addetti. Noi abbiamo qui la sede, non so se lei lo sa, che ha 7.000 dipendenti, cioè noi abbiamo perso una sede e mezzo in 5 anni e non se ne è accorto nessuno, o meglio, se ne sono accorti quelli che hanno chiuso e che hanno vissuto sul lavoro meglio. Ecco, cerchiamo di fare in modo di mantenere queste, un po' di queste imprese in più sul mercato, perché quelle sono veramente un grande elemento di stabilità anche sociale per il nostro territorio. Grazie. Che ci porta sempre dal punto di vista della sua importante organizzazione, quindi un osservatorio particolare sull'andamento dell'economia. E adesso la parola a Umberto Coccia, segretario della CGIL di Pescara, e poi ci sarà l'intervento del nostro gradito ospite Antonio Visiani, e poi infine l'intervento del governatore D'Alfonso, che avrà sicuramente tante cose da dirci rispetto